why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Presidente, si conclude oggi il ciclo di stage che ha visto la partecipazione attiva della campionessa Fabrizia D'Ottavio. Com'è andata e quali saranno le prossime iniziative del CSI? Sono state giornate ricche di entusiasmo quelle che hanno caratterizzato questo ciclo di stage. È stato davvero molto bello vedere ragazze veramente coinvolte sul piano emotivo e non solo ovviamente tecnico ed umano, perché davvero sono stati quattro incontri coinvolgenti dove più di 100 ragazze hanno scelto di aderire, di partecipare attivamente, quindi siamo più che soddisfatti e c'è grande voglia anche di progettare e programmare iniziative future. Un connubio molto importante è quello che si è venuto a creare da Fabrizia D'Ottavio e il CSI Abruzzo. Fabrizia è sceso in campo con una veste particolare. Qual è il consiglio che vuoi dare a queste atlete? Quello che veramente mi preme, la cosa che, alla quale tengo di più, è creare con queste ginnaste, ecco, non solo un rapporto fra allenatore e ginnasta, ma proprio un rapporto alla pari, perché poi alla fine questo quello è il canale migliore per cercare di trasmettergli ciò che lo sport mi ha insegnato e anche, come si chiamano alcune volte, i trucchetti del mestiere, diciamo. Penso che questo rapporto molto alla pari con le ragazze sia forse l'insegnamento più bello che posso dargli, fargli capire che alla fine i campioni o le persone che si ammirano alla fine sono persone totalmente comuni, persone come loro che però hanno inseguito un sogno e hanno investito il tutto e per tutto per realizzarlo, per raggiungerlo. Quindi sicuramente il messaggio è questo, quello di credere fino in fondo a ciò che si desidera, non mollare alle prime difficoltà, ma in qualche modo farne tesoro per diventare sempre più forti e cercare veramente di coronare questi sogni. Noi abbiamo anche uno stage in programma dal 29 maggio al 2 giugno a Tortoreto Lido, dove ovviamente c'è la possibilità di vivere un'esperienza ancora più intensa e significativa con una 4 giorni proprio intensa, con una presenza anche residenziale al villaggio Salinello di Tortoreto. Quindi opportunità che cerchiamo di dare alle atlete che praticano questa meravigliosa disciplina sportiva. E questo per noi è la cosa più importante, perché cerchiamo di avere le ragazze, in questo caso delle atlete in giovane età, che comunque stanno facendo un percorso di crescita tecnico ma anche umano, perché il nostro spirito è quello di dare a queste atlete anche un messaggio positivo legato anche alla cultura sportiva, e chi meglio di Fabrizia D'Ottavio può portare questo tipo di messaggio. Quindi certamente il nostro spirito è proprio questo, e speriamo di portarlo avanti ancora. Why does my soul feel so bad?